La parrocchiale di San Pietro a Villanova d'Asti era gremita mercoledì scorso per la celebrazione della quinta edizione della giornata provinciale dei pensionati Coldiretti Asti. L'organizzazione impeccabile dell'Associazione Pensionati, presieduta da Mario Raviola in stretta collaborazione con Epaca e Coldiretti Asti, ha messo a punto un programma a cui hanno preso parte tantissimi associati. Ad accoglierli, oltre a Mario Raviola, il presidente regionale dell'Associazione Pensionati Coldiretti, Pierluigi Cavallino, il presidente e il direttore provinciali di Coldiretti Asti, Marco Reggio e Diego Furia. La giornata si è aperta alle 10 con l'arrivo dei partecipanti, a seguire la celebrazione eucaristica celebrata dal Vescovo Emerito, Monsignor Francesco Ravinale, con l'intervento del parroco di Villanova, Don Michelino Cherio. Una solenne celebrazione, molto seguita e partecipata, impreziosita dalla corale e dall'offertorio dei doni della terra, rappresentativi delle varie identità territoriali presenti in provincia. Sono stati portati all'altare 8 cesti con frutta e ortaggi, vino e latte, formaggi, pane, miele, salumi, fiori, tutte le eccellenze messe a disposizione dalle aziende di Campagna Amica. In un nono cesto un associato ha portato all'altare lo statuto della Federazione Coldiretti Asti per testimoniare i principi e i valori dell'organizzazione e un altro agricoltore si è invece presentato a mani vuote per rappresentare gli sforzi del proprio lavoro. L'agricoltore Vincenzo Satragni ha invece recitato la sua poesia dal titolo La preghiera del campaniere. Sono ben 5.384 i pensionati, agricoltori, tesserati a Coldiretti Asti. Dalla giornata sono emerse così tutte le peculiarità dei pensionati Coldiretti, il loro fondamentale apporto per il settore primario, per il ricambio generazionale nelle aziende agricole, per la diffusione di sani principi che permettono di tramandare importanti tradizioni utili per affrontare il futuro. Il Vescovo Emerito Monsignor Francesco Ravinale ha sottolineato come anche oggi ci fossero dei buoni motivi per festeggiare e ringraziare. Sì, certamente. Intanto il motivo della buona salute, il motivo del pensionamento, il fatto del lavoro che c'è sempre stato e continua ad esserci. Sono buoni motivi per fare festa. E poi abbiamo aggiunto il buon motivo che il Signore, come ha richiamato in causa Mosè, e così non ci permette di essere degli esodati e continua a darci delle buone missioni che noi magari portiamo avanti con saggezza, ecco. Infatti avete sottolineato come la missione dei pensionati debba essere quella di portare avanti la semplicità, i valori principali. Certo, la semplicità del prendere le cose come sono, c'è una natura che è quello che è ed è un dono ed è inutile cercare di sovvertirla, c'è una legge morale, io ho sottolineato anche questo, e che non è soggetta alle nostre fantasie, al nostro soggettivismo, ma è quella. Se riuscissimo a portare avanti questa convinzione, l'impressione faremmo proprio un bel servizio anche alla società. Anche perché l'ego dell'uomo purtroppo è, in questo periodo è molto grande. Oh, mica solo in questo periodo. L'ego, come dice lei, è il peccato originale. Peccato originale io lo figuro in questo modo. Si scrive Dio e le cose vanno bene. Si cancella la D, rimane l'io e le cose vanno meno bene. Anche quest'anno la risposta degli anziani nella zona di Villanova è stata notevole. Sì, una festa sentita, molto partecipata sia da parte degli pensionati di tutta la provincia, ma anche la zona qui di Villanova ha risposto veramente in modo importante con parecchie persone presenti oggi. Oggi un momento di festa, un momento che, come ha ricordato il Vescovo durante l'omelia, siamo soliti fare per ringraziare per i doni che riusciamo a portare a casa, ma oggi nello specifico ringraziamo per quella meta raggiunta che è la tanto ambita pensione, cosa che sulla quale Coldiretti comunque ha sempre
investito non tanto sulla pensione ma sulle persone che finalmente riescono a raggiungere questo traguardo, anche perché sono comunque persone che hanno dedicato la loro vita intera ad un lavoro anche pesante, duro, logorante. E poi vogliamo anche ricordare che insomma il fatto di avere raggiunto la pensione è pur sempre ancora un reddito che molto spesso non va nelle tasche del pensionato stesso ma va a supporto di quella che è l'azienda agricola, anche perché, anche questo lo ha ricordato il Vescovo stamattina, il pensionato Coldiretti non è che chiuso, raggiunta la pensione, chiude l'azienda e finita lì, molto spesso l'azienda continua, c'è un aiuto, un supporto alle nuove generazioni e quindi è comunque il pensionato è ancora una persona di grande importanza, di grande valore per l'azienda agricola, per la nostra realtà contadina locale. Beh, innanzitutto è una grande festa, siamo alla quinta edizione provinciale, una grandissima partecipazione, come grandissima è ancora il lavoro, e l'apporto, il supporto che i pensionati, che sono i Coldiretti per sempre, anche scherzosamente abbiamo detto che non sono pensionati ma sono diversamente giovani, perché effettivamente sono veramente il cuore della nostra agricoltura, sono i tenutari delle nostre tradizioni, dei nostri usi, costumi e quindi e sono ancora, io credo che i pensionati di Coldiretti sono ancora quel faro che illumina il percorso di tanti giovani che oggi si affacciano in agricoltura e quindi sono fondamentali perché rappresentano il passato, il presente, un gran pezzo di presente e stanno illuminando la strada del futuro per tutta l'agricoltura italiana e di Asti. Quindi un grande grazie e oggi è una giornata per ringraziarli, una giornata di festa come è giusto che sia. Sono stupito di questa festa che non pensavo, non avrei mai pensato che fosse stata una festa bella così. Un po' il tempo che ci ha aiutato molto in tutti i settori, nel settore della campagna e nel settore che i pensionati quest'anno, quest'oggi non avevano tanto da fare e allora ci sono. E non avrei mai pensato di avere un numero così grande di persone. Presente il presidente regionale dell'Associazione Pensionati che anche quest'anno ha voluto onorare la festa degli pensionati astigiani, ha sottolineato come sia auspicabile che il Signore dia salute ai pensionati anche per non essere di peso alla società e anzi di poter dare quel qualcosa in più che solo i pensionati possono dare. Ma io ringrazio intanto per l'invito che mi è stato fatto e quando posso ci vado molto volentieri perché ci trovo con amici e quant'altro. Io dico che se noi siamo, non pensiamo diversamente giovani, e quello che mi ricollego a quanto ha detto anche il Vescovo, che speriamo in un po' di salute per essere una risorsa e non un peso per le aziende e la società. Al termine della messa, di fronte al sagrato della chiesa, il vescovo ha provveduto alla benedizione degli operatori delle macchine e attrezzature agricole e poi la festa è proseguita in un clima particolarmente gioviale con il pranzo sociale presso il ristorante Tenuta Valminiera.